riuscito ad arrivare ad un risultato che credo sia carino e utile, soprattutto perché non sfoggio di velocità o di tecnica, ma bisogna sempre cercare di arrivare a un qualcosa che sia veramente utile. L'idea è questa, il video, quanti di voi l'hanno visto? L'avrete visto? Nessuno? Beh sì, molti l'hanno visto. Quindi spiega praticamente di spingere, meno questo è quello che faccio io, vi spiego quello che faccio io, che funziona a me, per me. Tenete la bacchetta French grip, no? Quindi vi vedete l'unghia del pollice, ma piegate il pollice, e questa è la cosa fondamentale, piegate il pollice in questa maniera, no? In modo che si veda proprio che è piegato. Spingete con il pollice sul secondo dito, ed è qui che entra in scena la tendinite. Se voi spingete sul primo dito, vedete che la bacchetta, oltre a spingere, si inclina un pelo, no? Dopo la spinta tende a andarsene un pochino alla mia destra, no? Perché il tendine è unico e quindi le nocche non sono neanche in parallelo, quindi nel momento in cui uno spinge la bacchetta devia. Cosa dovete fare? Seguendo i fondamenti della Möller, perché è di questo alla fine che stiamo parlando, spingete con il pollice sul secondo dito, quindi scusate il gesto, tenete l'indice fuori, ok? Poi glielo rimettete lì, però all'inizio, quindi si può fare di fronte a Real Madrid-Barcellona questo esercizio, non è necessaria neanche la batteria, si spinge con il pollice esternamente così e si insegna letteralmente al pollice a spingere contro le altre dita. Ok? Poi si rimette l'indice lì, una volta che si è certi che non succede niente, che può danneggiare o fare male, si spinge, ma si continua a spingere sul secondo dito. Dice bene, allora cosa mi serve questa cosa? Serve a questo, una volta che il movimento è stato appreso dalla muscolatura, no? A livello psicofisico funziona, voi state utilizzando i muscoli antagonisti, cosa che in maniera inconscia voi fate già quando suonate gli shuffle. Ma se a uno venisse chiesto di pareggiare questi colpi e di suonarli come degli ottavi, magari a lui verrebbe in mente di suonarli così. Non. Ora, a questa velocità è indiscutibile che non serva a niente fare questo. Ma se uno ha necessità con una mano di andare più veloce di così, a riposo, la tecnica incomincia a avere un senso, perché vi permette di suonare i sedicesimi con una mano sola, ma non quella faccia da sedicesimi con una mano sola. Completamente a riposo. Cosa difficile sarà impararlo con la mano debole, quindi ci deve essere un pochino di nuovo Real Madrid-Barcellona. Pollice, secondo dito, una volta che questa cosa è chiara scatta la magia. Per quale motivo? Il rullo a due, che tutti e due avete, che tutti voi avete studiato, imparato, appreso, lo pensate come... Tac. Adesso invece che così dovete immaginare di fare così. Spingo, spingo, tiro, tiro. Ok? In mezzo e vi buttate. Da prima potranno essere dei piccoli raff e arrivate fino a un punto, poi piano piano prenderete confidenza e era per fare vedere che ci si può fare una chiacchierata con gli amici. Chiaramente io non ero microfonato, no? We'll be right back.
pochino questa. Una cosa che tutti voi avrete provato a fare. Tre colpi. Un colpo di cassa. L'opposto, va bene, io sono mancino, ragionate come se voi foste davanti a uno specchio, abbastanza semplice. È un colpo di cassa. Questo, la prima cosa che viene in mente di fare probabilmente con una roba del genere è un fill, no? Quindi uno sta suonando il tempo che già conosce. Però questo stesso esercizio può essere speso anche in un'altra maniera. Cioè voi suonate Charleston, rullante, Charleston. Cioè rimanete con le mani fondamentalmente in posizione per suonare un groove e non le spostate da lì. Però seguite la lettera allo sticking. Quindi destra, sinistra, destra, cassa. Sinistra, destra, sinistra, cassa di nuovo. Se invece mischiate un pochino più le carte, potete essere un pochino più vari, ma rimanete nell'ambito del linear time phrasing. Immaginate adesso di prendere questo paradiddle, dividerlo nelle quartine e decidere per esempio di mettere in mezzo a ognuna delle quartine un colpo di cassa. Allora avete un'altra strada che è quella della modulazione metrica, cioè far entrare questo 5 non come una quintina su ogni beat, ma come un gruppo di 5 che entra a 5 colpi alla volta dentro delle figure più spendibili, tipo dei sedicesimi. Solo che non è più 4x4 16, ma è 5x3 15 e 1 16. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1.
cosa come groove. Ogni figura di 5 colpi, quindi anche la più banale. 2, 3, 4, 5 può essere spesa in questo modo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1. Se il fill è di una misura intera. Poi è uno strumento molto fisico, quindi serve proprio anche... Sì, beh, dipende anche... può essere molto fisico e molto mentale, a seconda del genere che uno sta suonando. Mi capita di suonare al limite della mia forza, sì. Tantissimo, no? Magari essere stanco fisicamente ma riposato mentalmente, e alle volte avere bisogno tra un primo e un secondo tempo di un concerto di jazz di mangiare un mascarpone perché ho finito la TP nel cervello. E pensai, fino a casa me la devo ricordare esattamente. Allora lì c'era la cassa, lì c'era il tom, lì c'era il rullante, lì c'erano i piatti. Peccato che un bambino che non ha il concetto della specularità la ricostruisce come la vede nella sua immagine, per cui la batteria era perfettamente a rovescio. Io ho iniziato a suonare convinto che la mia batteria fosse perfetta. Questo essere destro nella vita è venuto fuori, ed ecco perché vi consiglio, per dire, di fare un minimo di open-ended playing, che significa suonare letteralmente con le mani aperte, cioè se voi siete destri in posizione da mancino, perché scoprirete che non è così difficile, ma soprattutto vi permette dei contrasti timbrici, anche per rispondere alla sua domanda, che non sarebbero possibili suonando a mani incrociate. Vi faccio un esempio banale, il groove che facevamo prima.